È stata una serata partecipata, quella che ieri sera ha organizzato il Rotary Club di Agrigento sotto la neopresidenza dell'ingegnere Franco Vitellaro, che ha avuto come filo conduttore la condivisione e lo spirito di servizio del club di Agrigento, un momento di formazione che ha reso protagonista la vita comunitaria con orgoglio dell'intero club agrigentino. Tanta la gente presente in piazza Cavour che ha assistito piacevolmente ad oltre 3 ore di animazione con il gruppo dei Cartunia che hanno intrattenuto i bambini presenti con spettacoli di magia, bolle di sapone, i trampolieri, l'animazione e poi momenti di spettacolo variegato con musica, balla e danza a cura delle scuole di ballo e il Trio Mass. L'evento denominato Note e Balli sotto le stelle ha evocato il divertimento estivo anche nell'approssimarsi del Ferragosto. La serata è stata molto apprezzata dagli agrigentini e non anche in considerazione che questo è stato uno dei pochi eventi che si sono visti in città, considerando che per questa stagione estiva l'amministrazione comunale non ha organizzato nessuna estate agrigentina per via di un bilancio deficitario di diversi milioni di euro che non lo consente. Ad esibirsi la cantante Gloria, la Harmony Dance, l'Accademia di Ballo Fantasy Dance, il Trio Mass. La serata è stata condotta dalla giornalista Margherita Trupiano. Ingegnere Vitellaro, dobbiamo dire che lei è neoeletto da poco alla guida del Rotary di Agrigento, segue delle direttive precise che vanno comunque nel senso della solidarietà e questa sera è un momento di grande condivisione. Come nasce quest'idea? Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie di essere qui con noi. Il Rotary vi ringrazia. Il Rotary è un club service. Noi ci riuniamo, ma soprattutto facciamo servizio. E questa sera abbiamo deciso di regalare una serata a quelli che rimanevano in città e soprattutto ai bambini, che non li sento questi bambini. Io non ho altro da aggiungere se non di ringraziare qualcuno. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, perché è difficilissimo realizzare una serata del genere per chi non è del mestiere. Ringrazio principalmente una persona che è mia moglie, Patrizia, che è stata l'artefice di tutto. Il Rotary, voglio solo dire del Rotary, che il Rotary nel mondo si è sempre impegnato, è uno per tutti, l'esempio è la sconfitta della polio a livello mondiale. Dovete sapere che ci sono al mondo solo 5 casi grazie all'intervento del Rotary. Conoscete il Rotary meglio. Buonasera a tutti e divertitevi!